Le 100 partite di Mancinelli, la prima di Martinelli presidente. La festa del Bentegodi è durata lo spazio di una partita, perché alla fine a gioire è stata solo la Cremonese, ancora una volta punendo pesantemente l'Hellas, così come era successo all'andata. E il perché è anche abbastanza semplice da trovare. Basta leggere la formazione che Remondina decide di schierare in partenza per capire che stavolta l'errore del tecnico è andato direttamente a incidere sull'andamento del match. La panchina di Rantier lascia tutti sbigottiti in tribuna dopo una settimana di prove ed allenamenti. Remondina decide che il momento di Rantier appunto non è ancora giunto, preferendogli Gomez, che pure all'inizio ha il grosso merito di metterci la testa sul gol di Girardi e la punizione di Corrent. Già, perché il Verona è andato in vantaggio per primo contro una Cremonese che schiera il fenomeno Morfeo e il pachiderma Riganò, 107 kg sull'altare della mobilità. Sembra fatta perché il Verona accelera, spinge e ha anche l'occasione di andare sul 2-0. Proprio Gomez si rivela però troppo precipitoso nel servire Girardi in area di rigore. E invece, per l'ennesima banale svista della difesa, la Cremonese pareggia. Morfeo fa un passaggio furbissimo a saltare la difesa giallo-blu e Coda va a segnare approfittando del solito esco non esco di Rafael. Il Verona da adesso in poi zoppica, la Cremonese gestisce sapientemente. E quando ancora Morfeo tocca in pratica il suo secondo pallone della partita, liberando Vito Francesco sulla sinistra, che innesca il gol di Riganò, si capisce che la festa finirà per essere rovinata. Finalmente Remondina decide di mettere dentro Rantier nel secondo tempo, una scelta che il tecnico a fine gara giustificherà così. Julien lo conosco bene, so quello che mi può dare e forse anche a partita in corso, per come l'avevo letta io, non mi aspettavo di andare sotto nel primo tempo e così in questo modo, per cui in situazioni normali penso che giocatori come Rantier o Tiboni possano sbloccarti il risultato, possano cambiare la partita, però è indubbio che possano partire anche da subito, per cui dall'inizio della partita, però io credo che anche Girardi e Gomez hanno fatto la loro parte, soprattutto Gomez e anche Girardi con i gol, per cui credo che dei quattro attaccanti che ho più Scappini ci danno ampie garanzie. Infatti Rantier fa la differenza. Ma intanto la Cremonese va addirittura sul 3-1 perché il Verona nel frattempo si sbilancia troppo in avanti, mentre Coda è implacabile nell'infilare Rafael con questo tiro a giro. Ed è a questo punto che Rantier sale in cattedra cercando di riportare l'Hellas in partita. Il guizzo del francese è determinante per il fallo di Alberto Bianchi, secondo giallo ed espulsione. Con la Cremonese in 10 la gara cambia e il Verona inizia un assedio che si fa ancora più pressante quando la Cremonese rimane addirittura in 9 per la seconda espulsione di fila, stavolta di Anzalone, che falcia lo scatenato Mancinelli. La squadra gialloblu a sua volta si scatena, Remondina inserisce anche Tiboni, il gol arriva per questo doppio colpo di Girardi alla sua seconda, purtroppo inutile, doppietta. No, buttandolo sulla battuta, lo dicevo anche prima, è meglio non segnare più ma portare punti a casa. Certo che è incredibile veramente, perché hai avuto dei mesi difficilissimi, sembravi veramente aver perso la fiducia, forse anche Verona aveva perso un po' la fiducia in te, poi hai avuto queste due partite, questi quattro gol, tutto in un colpo. No, ma io sono sempre stato sereno, ho sempre lavorato e niente, i miei compagni, l'allenatore della società hanno sempre creduto in me. Io penso che la vita di ogni sportivo sia fatta di alti e di bassi, ho avuto il mio periodo al di sotto delle aspettative come a chiunque potrebbe accadere, niente, adesso mi sto riprendendo un po' la mia rivincita. Il Verona ha ancora la forza di ributtarsi in avanti, ma stavolta è l'arbitro Tasso a fermare i gialloblu. Il fischietto di La Spezia, infatti, quasi a compensare le precedenti decisioni contro la Cremonese, mostra il rosso a Rantier, che in corsa e in velocità si è scontrato con Paolone. Il risultato è che, togliendo all'Hellas il migliore, nel momento decisivo, la reazione si spegne pian piano. Mi dispiace tantissimo perché sinceramente non ho capito perché è arrivata l'espulsione, però si capisce dopo due espulsioni loro, non aspettava altro, però vabbè, abbiamo preso un po', secondo me, dei gol un po' stupidi perché avevamo la partita in mano, dispiace tanto, però bisogna rimboccarsi le maniche e pensare alla partita dopo che sarà importantissima. E penseremo tutta la settimana agli errori che abbiamo commesso per ripartire col piede giusto.
Ha sicuramente ragione Rantier, anche perché la prossima gara il Verona andrà a Padova e dopo due sconfitte consecutive e 0 punti in classifica, questo derby è già una prova d'appello.